Oggi ho una certa fame, però sono a casa. E però vorrei qualcuno da portare con me in questo incredibile pranzo, in questa incredibile giornata. E quindi ho bisogno di due food vlogger. Sì, ho bisogno di due food vlogger. Oh, ragazzoli! Ci siamo? Allora, siamo a Castellamo dei Monti, casa mia. Figata! E oggi ho voluto portare due amici, due grandi amici. E come state, ragazzi? Beh, tutto bene. Adesso male, però dopo che si va a mangiare benissimo. Allora, si affidano completamente a me oggi. Abbiamo fame. Ma chi è che mangia di più, secondo voi? Si vedrà, si vedrà. Scopriamo. Lo Sfida nel scopriamo. video. Lo scopriremo vivendo. Vai. Oh! Fatemi la prima impressione. La prima impressione. Possente. Cioè, ti rendi conto di quanto è possente vedendo le persone che sono dei proprio così, delle formiche che scalano? Dovresti scolpirci le facce. Sai, è presente, bravo, è quello con i presidenti americani. Molti Quattro, immaginate la mia faccia enorme mentre arrivi alla pietra, sarebbe qualcosa di incredibile. Io ho il fetish per il tartufo. Oh, buono il tartufo, ma la figa. Un filetto di figa. E facciamo il tris di tortelli. Ma domanda, perché avete voluto fare proprio food? Io ti do la risposta più da Zeb89 possibile. Perché è facile. Più che altro è un compromesso perfetto per quello che volevo io. Cioè, io volevo staccarmi da Twitch, che facevo lo streamer prima, volevo staccarmi, avere nuovi stimoli. Allora ho deciso di iniziare a viaggiare. Quindi vlog, travel, è diventato food perché il food puoi viaggiare ovunque. Quindi è molto semplice da unire. Secondo me unire travel e food è la cosa meglio che puoi fare. Anche perché io amo proprio fare i vlog, documentare cose, eccetera. Lo streamer mi stava logorando dentro. Quindi per me questa è la salvezza. Però tu lo prendi un po'. Ma sì, la brusca sì. Vai. Ragazzi, alla figa. Alla figa. Alla figa. Vedervi riprendere è veramente una gioia per gli occhi. Un po' di parmesan, così. No, bello. Piadine No, romagnole cosa? Piadine romagnole cosa? Così. Cioè, la Romagna obiettivamente non ha niente. Alcuni dicono, oh, noi abbiamo il mare di Riccione, Ah, è un lago a Chernobyl cioè, non dire esatto, stavo a dire la stessa cosa. Quando cazzo dobbiamo camminare? Ma allora, voi secondo me avete l'idea che cammineremo come dei gattapasti? Dipende a quanto siete abituati a camminare. Questa qui si fa? Si va in cima e si cammina. Sì, ma non è esagerato. Allora, vi faccio fare due strade diverse. Andare su, facciamo quella un po' più da turista. Scendere, ne faccio fare un'altra. Ci sono tagliatelle. Ci sono i cappelletti. Abbiamo ordinato troppa roba. Ragazzi, mi volete avere il portafoglio dietro. Perciò ci tocca lavare i piatti. Dietro è così, davanti è così, Potevano comprarle. Eh sì. Sono sold out. Certo. Complimenti, coglione che non le comprate. Complimenti. Passerò. Non lo taglio perché è quella della diretta. No, lo rimarrò nel video. Lo rimarrò nel video. Allora, adesso direi che ci avviamo in su. Sarà molto divertente. Stasera andiamo a mangiare qua. Quelli tipo gli scout. Sì, quelli che muoiono non si trovano più poi. Noi siamo gli scout. Posto nel cuore. Ognuno di noi ha un posto nel cuore. Questo è decisamente il mio. Mi piace il fatto che ho portato due persone che sono estranee comunque da questo posto, da questo luogo, da casa mia, e vedere le prime volte sono sempre molto emozionanti da raccontare, poi ancora meglio. Comunque, quando sono? 5 e 10. Oh, pensa che è tempo di arrivare giù, fare tutto, siamo a casa alle 6, alle 8 dobbiamo passare a cena. Nuovo ristorante per il nostro tour, che poi in realtà io in questo video farò vedere qualcosa mentre mangiamo cose, però è più un'info su di loro. Mi piace Sui portare mangiatori gente, seriali. sì, sui mangiatori seriali. Ragazzi, cin cin. Cin cin. Cheers. Non è buco? Non è buco. Dov'è buco? Non è buco? No, dov'è È osso però. buco? Greve. Però pensa, e guarda il lato positivo. Se l'avessi messo in bocca, ti sarebbero dei traversi, saresti molto soffocato. Tu non ti vergogni andare in giro con questi capelli? Io farò uscire questo video per far vedere quanto è brutto. Andare a mangiare con i food blogger. The next day. Siamo bimbati, la giornata inizia così. Adesso andiamo a fare un po' di refill di cibo, di proteine, di carboidrati, perché non abbiamo capito niente. Buongiorno. Oh, per me questa è una scena incredibile, posso dirvi la verità. Perché davanti al mio bar di fiducia, vedere due personaggi come voi. Bisogna farci una foto e poi la appendi sul balcone. Madonna, due dita. Ah, quando comincia la colazione così, non puoi dire nient'altro. Che si gode,
si gode, succo la pera, erbazzone, gnocco la panna. Che è una miseria. Buon appetito a tutti, ragazzi. Buon appetito. Cioè, tana, Jimmy, a deleccarsi i baffi questa roba. Ma voi tipo al bar non ci passate mai del tempo? Cioè non avete il vostro barettino di fiducia? Il dove... mio di fiducia sì, ma non è che ci passi del tempo. Però in generale al bar ci passo un bel po' di tempo quando sto fuori. No, il bar purtroppo è una cosa che mi manca nella vita. Perché stando magari anche a Firenze, città un po' più grande, a studiare, a parte gli impegni, però è una realtà grande. Okay. È un, più una cosa di paese, insomma, il baretto, con i personaggi, gli amici. È figa sta roba perché io mi rendo conto che me lo vedo anche tra persone che conosco. Persone delle città non hanno proprio il bar fisso dove vanno, o magari sì, però comunque lo vedo raramente, più una roba di dei paesini. No, infatti è paesino. Insomma, questa è la prima tappa della giornata di oggi, dopo la palestra di stamattina. E nel pomeriggio andiamo a fare un giro invece su, verso i monti. Però prima facciamo una tappa al forno e vi faccio mangiare un gnocco alla panna, secondo me è più buono di questo. Faccio metà questo qua o ne volete un po' di più? Fai, sì, dividi la metà, dai. Qui, gnocco. Diversa consistenza, diverso sapore. Alla parete. Allora, io mi siederei su queste scalette qua. Assolutamente sì. Questo è il backstage di ogni pre-clip. Prima di mangiare. E poi vi chiedete perché vogliamo ammazzarci ogni giorno noi food vlogger. Ho il culo del pezzo in faccia. Però. Ho il suo gigante culo. Sono umano. No! Io ho paura di aprire la scompa e mi lavo. Cioè, mi sono oliato le mani senza toccare la pizza. Ma che è questo rumore? Oh, chiaramente veniamo a mangiare. Piove, viene giù. Si mangia, strano. Hai fame tu, Ale? Per un cazzo. Ok, beh, chiaramente come al solito. È food vlogger life, bro. Bello, però, eh. È una bella vita. Finish him. Speriamo che c'è un finta poco. Di mangiare. Porca madò. E si prosegue con una bella polenta e stracotto di sommarina. Super amante della polenta. Molto buonissimo. Grazie. Con la marmellata sono incredibili. Con la marmellata sopra sono fotonici. Allora, pranzetto finito. Oh, io posso dire una roba. Cioè, girare con voi è veramente mangiare, mangiare. Sai cos'è la roba? Finché mangi pranzo, cena, colazione, ci arrivi in fondo. Mi posso anche sfondare. Ma tipo mangiare, mangiucchiare a ogni orario del giorno. Non dico ogni orario del giorno, però comunque spesso. Più o meno. Alla fine giornata che sei catafratto. Immagina i tour nostri. Quando dobbiamo andare in un posto per 3 giorni e dobbiamo sfornare 7. Tu mangi tanto in un pasto, noi invece piccolissimi di ogni pasta e quindi possiamo fare più roba. Solo che io non essendo abituato a questa cosa qua, mangiucchiare, mi riempio e arrivo al pasto vero e proprio, che ho meno fame, meno appetito. Siete degli animali, fate quasi schifo. Ah, io sono arrivato che non avevo fame, ad esempio. Però l'hai mascherato bene, sei un professionista. Sono un alcolizzato secondo voi, cioè ho un problema con l'alcol secondo voi. Dipende, ne bevi tanto, ma... ti rende felice e non ne puoi fare a meno? Sì. Ah, sei un alcolizzato. Sai come Ronaldo con la Coca-Cola quando l'ha tolta dal tavolo delle interviste? E fai, togliamo l'acqua. Allora, tutto il giorno che mangiamo, io non ce la faccio più. No, stasera li porto da me a casa e almeno me la gioco in casa. Domani 8 ore di palestra per smaltire tutta questa roba. O almeno 8 ore almeno. Ormai siete parte della famiglia. Bello, bellissimo, meraviglioso. Oh, no, cenetta, com'è andata? Da Dio. No, divinità, proprio zero. Divinità. Mi sono sentito. Ok. Cioè, con i tigelle. Guarda che roba, l'ho fatto apposta. Io avrei continuato a mangiare un bastone fino all'infinito, probabilmente. Allora, ultimo giorno di questo Napoli Food Tour. Yeah! Allora, sto parlando ai ragazzi di stazione. Ma più tardi farò un po' di considerazione a casa, dove potrò insultarli in maniera molto esplicita e solitaria. Comunque adesso andiamo in stazione, andrò su dai ragazzi, li mollerò come fossero i miei figli che vanno in vacanza per la prima volta. È stato molto bello, non come la giornata di oggi. Chiaramente Reggio Emilia, come al solito, bella città di merda. Anche ieri pomeriggio non spezzavo. Anzi peggio, perché ha tirato... Ieri proprio, ieri ha piovuto. E quindi ci vediamo dopo. Perla del forno. Come che fanno? Perla del forno. Ragazzuoli, grazie. Grazie a te. Grazie di essermi venuto a trovare, mi ha fatto molto piacere.
Dobbiamo tornare in un'altra stagione? L'inverno con la neve devo dire che si apprezza molto. Mi è rimasto qui lo gnocco, la panna e tutte le castagne. Sì, anche lo gnocco bianco, però io voglio provare a usare castagne. Sì, sì, io vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, attivare la campanellina e scrivere nei commenti quale vorreste che sia il prossimo personaggio da portare a casa mia, da fargli vivere una bella giornata come le vivo io. Delle giornate orribili, evitabili. Io domani spero di alzarmi freddo. Ma detto ciò, ragazzi, vi aspetto nel prossimo video. Grazie mille di essere qui con me. Vi voglio bene, vi ringrazio di darmi la possibilità di essere sul vostro schermo e noi ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci, ragazzi. Ragazzi. Grazie. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao, ragazzi.